Parliamo di espressioni e operatori. Dunque, come immaginerete, in JavaScript ci sono tutta una serie di operatori che sono comuni anche agli altri linguaggi di programmazione, come gli operatori di confronto, ne abbiamo già visto uno, abbiamo il doppio uguale, il triplo uguale, gli operatori aritmetici, gli operatori bitwise, quelli logici, quelli che si applicano alle stringhe, eccetera, eccetera, eccetera. Per l'intera reference e per la precedenza di questi operatori, vi invito a consultare questa tabella disponibile a questo sito, in cui appunto mostra la precedenza tra i vari operatori, esattamente come funziona per altri linguaggi di programmazione. Per quanto riguarda l'assegnamento, l'abbiamo già visto, molto semplice, abbiamo una variabile, assegniamo un'espressione e quando la dichiariamo, quindi questa è una dichiarazione con inizializzazione, con assegnamento, oppure c'è un riassegnamento della variabile. E insieme all'assegnamento si può avere l'assegnamento con addizione, con più uguale, con sottrazione, con meno uguale, con per uguale, con moltiplicazione e così via, in maniera veramente analoga a quanto già capita, per esempio, in C o in Java, che con x più uguale 3 si aggiunge al contenuto attuale di x il valore 3. Gli operatori di confronto li abbiamo già visti i due principali, i due più strani, diciamo, l'equal e lo strict equal, il doppio uguale e il triplo uguale, che, come abbiamo visto, equal ritorna vero se gli operatori sono uguali, applicando le eventuali conversioni, quindi 3 è uguale a 3 come stringa, lo strict equal è ritorna 3 se gli operandi sono uguali e dello stesso tipo. Quindi 3, e quindi in questo caso 3 uguale col triplo uguale a 3 stringa sarà falso, mentre 3 sarà uguale a 3 entrambi come numeri. Esiste il loro equivalente non equal e lo strict non equal. E i vari più grande di, grande uguale di, più piccolo di e più piccolo o uguale di, che però si applicano con le conversioni. Quindi 2 come stringa è minore di 12 come numero. Ed è vero, secondo JavaScript. Questo è un qualcosa da tenere in considerazione quando programmate. Perché in alcuni casi potrebbe essere comodo avere questa conversione automatica, perché voglio sapere se il numero contenuto nella stringa è uguale a un certo numero, per esempio. In altri casi non vogliamo magari confrontare una stringa con un numero, un valore che contiene una variabile che contiene un valore di tipo stringa con una variabile che contiene un valore di tipo numerico. Vogliamo evitare questo confronto e quindi dovremo stare attenti a come utilizzare questi operatori. Come funziona la conversione automatica di tipi? JavaScript cerca di applicare la conversione di tipi tra i tipi primari, ovviamente, prima di applicare qualunque operatore. Alcuni, ovviamente, costrutti del linguaggio possono essere utilizzati per forzare una conversione piuttosto che un'altra. Il caso potrebbe essere, per esempio, il toString, che conoscete, come che immaginate, potete immaginare sia simile al toString di Java, che prende un oggetto e lo trasforma in una stringa. E, come vi dicevo prima, usare il doppio uguale applica le conversioni, mentre usare il triplo uguale non applica le conversioni. E l'equivalente è il diverso col singolo uguale o il diverso, lo strict not equal, lo strict not equal o il not equal normale. Come funziona questa conversione? Beh, si parte sempre da AnyType, perché appunto quando si inserisce un valore in una variabile non si sa esattamente che tipo sia, e si cerca di trasformarlo nel tipo corretto, utilizzando quelle regole di vero o falso che abbiamo detto prima, quindi lo 0, il meno 0 e la stringa vuota sono false, tutto il resto è vero. O con una conversione esplicita tipo boolean di A, allora in questo caso viene convertito a un boolean.
con un toString o con un string, che è un costruttore di stringa, si può ottenere un oggetto stringa, e questa conversione può essere implicita, per esempio, nel caso di un confronto tra due stringhe o un confronto tra una stringa e un numero. La stringa può essere trasformata in un numero, il numero può essere trasformato in una stringa, la stringa si può trasformare in un numero con il costruttore di numero, con più s, con operatore unario, oppure togliendo 0 dalla stringa, quindi o con parse int di stringa o parse float di stringa, in cui si cerca appunto di convertire il contenuto di una stringa, che dovrebbe essere in un caso un numero intero, in un caso un numero float. Queste operazioni danno come risultato un valore il cui tipo è numero. E viceversa, il toString può ottenere una stringa. Stessa cosa si applica per passare da un boolean a un numero. Quindi da una variabile in maniera automatica o in maniera esplicita è sempre possibile passare al suo contenuto, ammesso che abbia senso, al suo contenuto booleano, al suo contenuto numerico e alla stringa, se si vuole. O dalla stringa al numero. Gli operatori logici principali sono AND, OR e NOT, che si scrivono AND con la doppia E commerciale, OR con il doppio pipe e NOT col punto esclamativo. E notare che AND, scusate, il logical OR ha un utilizzo anche abbastanza utile, perché il logical OR restituisce la prima espressione se può essere convertita a vero, altrimenti ritorna l'espressione 2. Questo è un idioma utile perché uno potrebbe scrivere A oppure B e in questo modo si può ottenere, dove A e B sono variabili, in questo modo si può ottenere se A è vero, allora restituisco A, altrimenti restituisco B. E questo è un idioma utile che ha JavaScript e che si può utilizzare in maniera molto molto compatta utilizzando questo operatore di logica OR. Ovviamente questi operatori di logica si possono anche applicare a normali operazioni di logica, per esempio per mettere insieme se una variabile è vera e un'altra variabile, un'altra condizione, se una condizione è vera e un'altra condizione è vera, oppure un'altra condizione vera, se qualcosa non è vero con not e così via. Ma questo idioma in particolare dell'OR può essere molto comodo. Questi sono comunque gli operatori più comuni che vengono utilizzati, l'addizione, il decremento, la divisione, l'esponente, eccetera, eccetera, oltre a questo idioma utile sul logical OR, volevo sottolineare che l'addizione, ovviamente, non ovviamente, ma l'addizione funziona anche per la concatenazione di stringhe. Quindi non è solo un'addizione tra numeri, 3 più 3, ma è anche un'addizione, una concatenazione di stringhe che utilizza lo stesso simbolo, lo stesso operatore. JavaScript ha tutta una serie di funzioni matematiche racchiuse nell'oggetto mat, tra cui costanti, logaritmo in base 10 esponenziale, il pi greco, eccetera, e funzioni, valore assoluto, seno, coseno, logaritmico, massimo, minimo, potenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tutte queste funzioni matematiche che, come ci aspetteremmo, che sono le funzioni matematiche tipiche e che possiamo quindi utilizzare come mat.abs di qualcosa. JavaScript ha ovviamente anche delle strutture di controllo che saranno di tipo C-like, come vi dicevo, e quindi queste sono per esempio gli statement condizionali. Se condizione allora statement, altrimenti altro statement. Esiste l'if, esiste l'else, esiste l'if e l'else if, esattamente come ce l'aspetteremmo in C o in Java. Fate sempre attenzione, io lo ripeto in queste slide, che questa condizione, esattamente come questa condizione o questa, eccetera, sono di quel tipo vero
interpretato come abbiamo visto in Boolean. Quindi è falso lo 0, il meno 0, la stringa vuota, il null e l'undefined, è vero tutto il resto, incluso l'array vuoto e gli oggetti vuoti. Quindi quando scrivete un if fate sempre un pensiero a che cosa è vero secondo JavaScript e che cosa è falso secondo la definizione di Boolean di JavaScript. E negli statement condizionali esiste anche lo switch che si comporta bene o male come lo switch di altri linguaggi, quindi switch espressione case 1, case 2, case 3, default con gli eventuali break, dove questa espressione può anche essere una stringa. Quindi non è solo uno switch numerico o su una variabile che contiene un numero, ma questa espressione può anche essere una stringa. Quindi case, questa label di case, non è necessario che sia un numero, ma può anche essere una stringa. Il loop statement, esattamente come in altri linguaggi che già conoscete, esiste il for, esiste il do while, esiste il while condizione esegue degli statement, do statement while condizione. Il for, nella sua formato classico, è strutturato come espressione iniziale, condizione, espressione di incremento o decremento che sia. Quindi nella modalità classica for i uguale a 0, i minore di 5, i più più. A quel punto statement. E tipicamente, come capita anche negli altri linguaggi che già conoscete, all'interno del for si dichiara una variabile di loop, come i uguale a 0, quindi let i uguale a 0. E esistono due statement for speciali, in aggiunta a quello classico della slide precedente, che sono in realtà preferiti e raccomandati d'utilizzo quando possibile. Il primo è for variabile in oggetto, che serve appunto per ciclare su delle proprietà di un oggetto, e il secondo è for variabile di contenitore iterabile, quindi per for variabile di vettore fai qualcosa. Quindi il primo for in itera le variabile definita qui su tutte le proprietà numerabili di un oggetto. La seconda for of itera le variabile definita qui su tutti i valori di un oggetto iterabile, quindi un array, una stringa, degli argomenti, eccetera. Notare che questo for of ritorna i valori, non le chiavi. Quindi for let a of 4, 7, console log di a stamperà la prima volta 4 e la seconda volta 7. For variabile definita con let, che chiamiamo a di high, stringa quindi di due caratteri h e i, stampiamo console.log di a. Quindi la prima volta A avrà come valore H e quindi questo console.log stamperà H, la seconda volta A conterrà il valore I e quindi questo console.log stamperà I. Ripeto, questi due sono i metodi preferiti per utilizzare il for, raccomandati, diciamo, per utilizzare il for. For in quando ci sono degli oggetti, quindi non vanno bene per i vettori, non vanno bene per gli array. For of invece per gli array, per le stringhe e per altri oggetti che sono iterabili. Ci sono poi altri metodi di iterazione che vedremo più avanti, che rientrano nel mondo della programmazione funzionale, che attualmente è supportata da JavaScript, come a.forEach o a.map, ma li vedremo dopo anche perché appunto pertengono alla parte di programmazione funzionale. In maniera analoga a Java si può gestire le eccezioni, JavaScript lancia le eccezioni, quindi si può avere un try-catch, try statement catch eccezione e eventuali statement per gestire questa eccezione, try-catch finally, dove nel caso non lo ricordaste o non lo conoscessi, se la differenza tra questo e quello sopra
e che gli statement nel finale vengono eseguiti in ogni caso alla fine del try e alla fine del catch. Quindi try fa qualcosa, se viene lanciata un'eccezione, in questo caso viene solo vengono eseguiti gli statement nel to catch. In questo caso vengono eseguiti gli statement nel to try. Se non c'è niente, nessuna eccezione da intercettare, vengono eseguiti gli statement dentro finally. Se invece c'è un'eccezione da intercettare, vengono eseguiti gli statement per gestire l'eccezione e vengono anche eseguiti gli statement dentro finally. E questi sono due metodi, sono due costrutti per gestire, intercettare le eccezioni. Ovviamente si possono anche lanciare le eccezioni attraverso throw. E i tipi di eccezioni più comuni, quantomeno, sono questi: eval, range, reference, syntax error, type error, URI e DOM exception. URI error e DOM exception sono invece due eccezioni che appartengono di più al mondo web, ma che sono ovviamente valide in JavaScript. Questi errori contengono il campo nome e il campo messaggio per ogni errore eccezione lanciata.